Ciao ragazze, allora questo è un video che nasce da una richiesta che mi ha fatto una ragazza sul moderatore, di cui non ricordo il nome, comunque lo scriverò nel box, e mi ha chiesto di fare un video sulla BB Cream della Garnier perché voleva dei consigli, insomma perché non sapeva se acquistarla o meno. Allora io ti faccio questa review, io la sto provando da circa 3 settimane, quindi comunque non tantissimo per valutare un prodotto, però comunque l'ho usata veramente molte volte, quindi mi sono fatta già più o meno un'idea e quindi ti faccio sapere un attimo io come la penso. E posso suggerirti comunque come si dice, di basarti molto su come la tua pelle reagisce in genere, a tipo fondotinta o cose del genere, perché comunque è un prodotto un po' particolare e che fa degli effetti diversi a seconda del tipo di pelle, come ogni prodotto da mettere sul viso, ovviamente. E quindi io ti do la mia opinione personale, poi chiaramente sta a te decidere se vuoi prenderla o no, dipende quanto sei indirizzata comunque come si dice, a quello che cerchi comunque, perché devi sapere che la BB Cream comunque è un prodotto un po' particolare che non va preso in un certo modo. Comunque, la BB Cream è questa qua, ma penso che ormai la conosciate perché la Garnier ci sta tormentando con le pubblicità. Comunque, il Miracle Skin Perfector, questo è nella tonalità medio chiara. Prima informazione iper importante, ci sono soltanto due colori, medio chiara e medio scura. O sei medio chiara o sei medio scura, non c'è una via di mezzo. La mia è la medio chiara, ti faccio vedere uno swatch sulla mano in modo che tu ti renda conto un po' di come reagisce sulla mia pelle, che comunque è molto chiara. Ti faccio vedere dal collo, cioè molto chiara. Vabbè, anche dal viso perché non ho fondotinta comunque. Molto chiara. Allora, questo è, lascia perdere le facciole felici. Questo è il prodotto. Vedi che non è denso come un fondotinta, anche come si stende. E una volta steso comunque abbastanza bene sulla mia pelle si omogenea. Vedi, adesso lascia perdere che qui ho delle faccine, quindi non c'è la pelle senza niente sopra. Però tanto ha un odore sgradevolissimo, sa tipo di roba chimica. Ok, vedi che una volta spalmato quasi non si nota più sulla mia pelle. Però vedi che comunque un po' di differenza di colore c'è. Questa è la mano con la BB Cream, questa è la mano senza. Vedi che oltre ad aver coperto un po' le venuzze, quindi comunque la coperenza è buona, e vedi che è leggermente più scura è. Però io ho la pelle molto chiara e riesco ad amalgamarla abbastanza facilmente, quindi vedi un po' tu. E quindi questa è prima informazione. Attenzione a beccare il colore. Poi allora, costa sui 10,90 euro. Io l'ho vista da OVS sugli 8 euro, 8-9 euro. Io l'ho trovata al supermercato, l'ho pagata 10,90. Infatti, questo non la capisco perché da OVS costa 8 e al supermercato costa 10, anzi 11. Va bene. Comunque, io la volevo provare e dovevo andare al supermercato così di corsa a comprare il latte. Ho fatto un po' di spese per la casa e sono andata appunto a vedere lo stand delle cose di beauty, eccetera. Dovevo comprare lo struccante e ho trovato la BB Cream e non ho resistito quando l'ho vista. Allora, che cosa dire? Parliamo prima un po' delle cose più tecniche e poi ti parlo dell'applicazione, eccetera. Allora, le cose tecniche. Allora, ha una scadenza di 12 mesi, sono 50 ml, il prezzo te l'ho detto, la cosa del colore te l'ho detto. Cosa importante, non è una BB cream a tutti gli effetti, cioè se tu stai cercando la BB cream come quelle asiatiche, cioè con gli stessi principi, tipo che ne so, quelle cose anti-age, oppure dei prodotti tipo il ginseng, oppure delle proprietà, delle cose, non prendere questa, perché non è una BB cream come quelle asiatiche al 100%, diciamo. Come si dice, non è al 100% una BB cream, è abbastanza diversa. Comunque, c'è da dire che comunque come inci la BB cream non sono delle migliori come prodotti, diciamo che tutte le BB cream bene o male hanno un inci abbastanza da schifo. Questa di Garnier comunque sembra che non sia proprio malissimo
come inci. Non so, io ho letto un po' di recensioni in giro, però mi sembra che l'inci non sia proprio bruttissimo. C'è da dire che la Garnier non è che faccia prodotti con degli inci super naturali. Poi chiaramente tieni anche conto che la Garnier non è proprio una marca buonissima dal punto di vista dei test sugli animali. Questa è una cosa su cui io ho riflettuto molto prima di acquistare questo prodotto, ma poi mi sono detta che comunque per provare un prodotto, se poi mi piace, magari poi trovo sempre qualcosa di meglio per sostituirlo, quindi io l'ho voluta provare lo stesso, perché comunque non ho la possibilità di ordinare online e spendermi 20 euro per la BB Cream orientale, preferisco prendere questa. Poi se comunque mi ci trovo bene, magari la ricompro, altrimenti proverò a usare quella di Kiko, eccetera, eccetera. Però comunque YouTube non è la sede adatta per parlare di ciò. Quindi, questa è semplicemente una crema colorata che avrà sì qualche principio in più, però è una crema colorata, non è una BB cream a tutti gli effetti. Fa figo chiamarla BB cream, ma le BB cream orientali sono tutta un'altra cosa. Comunque, non per questo non è un buon prodotto. Allora, come hai visto, ti faccio rivedere, la coprenza è media, diciamo, non è una coprenza alta, però se tu puoi vedere qui, non so se si riesce a vedere, ci sono un po' più di vene di qua. Il colorito è molto più omogeneo. Ovviamente, se cerchi un prodotto che ti copra imperfezioni, brufoli, eccetera, non te la consiglio perché comunque è una BB cream, è una crema colorata, non è un fondotinta. Soffiatone. Poi, io mi mangio le parole, quindi ogni volta devo prendere l'aria. Allora, quindi io ho una pelle normale, leggermente secca, anzi ultimamente molto secca, comunque normale tendente al secco la mia, quindi non soffro di particolari imperfezioni. Io adesso ho qualche bollicina sparsa per la faccia, insomma ho delle bollicine qua sul naso, qui un po' di imperfezioni di rossori, comunque anche io ce l'ho, non ho la pelle perfetta, per carità. Però comunque sono fortunata perché non ho mai avuto acne, non ho brufoli molto frequentemente, mi vengono più che altro delle bollicine sotto pelle, i brufoli mi vengono uno o due in quel periodo e come potete vedere sono rimasti un po' i segni, infatti questo è un brufolo che non se ne andrà mai, rimasta la macchia era tipo 2 settimane. Però non me ne frega niente. Quindi, ti consiglio appunto questo prodotto se hai la pelle come la mia, nel senso che non è molto molto soggetta ad imperfezioni, quindi non ha bisogno di una grande coprenza, ma semplicemente stai cercando un prodotto che ti uniformi l'incarnato, che copra leggermente i rossori, diciamo. E rende comunque il colorito molto omogeneo, quindi se vuoi semplicemente rendere appunto il colorito più omogeneo e non far vedere che hai comunque dei rossori, ma avere la pelle più perfetta, tra virgolette, allora sì, è un buon prodotto. Poi consistenza, allora la crema è una crema molto molto liquida, non è una crema molto densa come un fondotinta, quindi si stende con molta facilità, è molto idratante, dura abbastanza a lungo e non è pesante sul viso. Una cosa che per me è importantissima è che il prodotto che io metto sul viso non sia pesante, ed è per questo che io odio tutti i fondotinta, perché ogni volta che vado ad applicare un fondotinta sento praticamente un mascherone addosso, che sento che non mi sta facendo respirare la pelle. Invece questo ha un effetto molto diverso, perché non essendo al 100% coprente, non essendo al 100% un fondotinta, è molto più confortevole sul viso, appunto perché essendo più che altro una crema appunto con dei pigmenti, sto dicendo appunto 385 volte al secondo, essendo una crema che contiene dei pigmenti, si stende molto meglio, la sensazione è molto più gradevole. Mi piace veramente tantissimo per questo. Molte ragazze dicono che lascia la pelle unta. Allora, io ho la pelle normale, secca, come ti ho detto, e quindi non è soggetta all'ucidità, quindi a me non diventa il mento lucido, il naso, la fronte. Sì, il naso un po' lucido penso che ce l'abbiano tutti, però quello è un problema di poco conto, diciamo. Se hai la pelle mista o grassa, non te la consiglio anche in quel caso, perché comunque è una crema molto idratante, non è corposa, non è densa, però comunque è una crema idratante abbastanza
consistente, quindi se la metti sul viso e hai la pelle mista, forse potrebbe essere leggermente troppo unta. Chiaramente sta a te decidere se prenderla o meno a seconda della tua pelle, come sai che reagisce in generale, nel senso, se tu metti un fondotinta con un po' di cipria e dopo 2 ore devi rimettere la cipria perché il viso è troppo unto, allora forse in quel caso non te la consiglio. Però se la tua pelle reagisce abbastanza bene ai prodotti in crema e quindi riesce a mantenerla opaca per circa 6 ore, allora in quel caso te la consiglio, anche perché sinceramente i prodotti da viso un po' tutti, se non vengono fissati con una cipria, comunque danno un effetto un po' un ticcio, chi più chi meno. Comunque ti assicuro che questa crema, l'effetto comunque lucido, si sente soltanto all'inizio quando la stendi e poi non si sente più, quindi buona da questo punto di vista. Poi cos'altro posso dirti? Mi piace veramente tantissimo come resa sulla pelle, appunto. Aiuto, lo sto dicendo appunto 300 volte. Mi piace molto come resa sulla pelle perché uniforma molto bene l'incarnato e si stende appunto molto bene e non altera il colore del viso, cioè se la stendi abbastanza bene, comunque lo stacco, colore permettendo, non si nota, cioè non si vede che tu hai un prodotto sul viso. E questa è una cosa che mi piace veramente tanto perché appunto odio il fondotinta. E poi se metti un pochino di cipria, resiste anche abbastanza, devo dire. Poi puoi truccare il viso come preferisci, chiaramente. Io non la uso ogni giorno perché essendo un prodotto con un inci un po' così e la mia pelle è molto sensibile, essendo, parliamo in italiano, essendo questa crema, diciamo con un inci non proprio rose e fiori, e avendo io la pelle molto delicata, preferisco non usarla tutti i giorni perché altrimenti ho paura che andrebbe a crearmi delle imperfezioni, farmi venire dei punti neri, delle bollicine, quindi io in genere la uso soltanto nei giorni più utili, diciamo, nel senso, la uso nel periodo del ciclo, perché comunque avendo più rossori, più imperfezioni, è ottima da questo punto di vista, perché mi aiuta comunque a uniformare un po' l'incarnato. La uso quando a scuola non ho educazione fisica, quindi non sudo, perché altrimenti farei un casino, e quando devo andare, per esempio, a fare sport o cose del genere, quindi quando i giorni che so che devo andare a danza non la metto la crema, la BB cream. I giorni che so che devo fare una cosa comunque impegnativa, che devo stare in giro molte ore, eccetera, preferisco di no, perché comunque tenere un prodotto sul viso per molte molte ore alla fine ostruisce i pori e non fa bene. Però anche quello fa a discrezione personale, cioè se la tua pelle è abituata ad avere un prodotto su per 6-7 ore, 8 ore, tutto quello che è, allora sì, usala tranquillamente. Una cosa molto importante, questo per evitare appunto che la tua pelle si ostruisca, si dice, strucca sempre il viso la sera. Questo te lo dico proprio perché non avendo un ottimo inci ho paura che poi dia fastidio, quindi strucca, mi raccomando, molto bene il viso. E soprattutto non basta passare la salvietta struccante, il dischetto con lo struccante, la detergente, non basta. Dopo aver passato lo struccante, per togliere bene i residui di questo prodotto, continua a tenerla in mano mentre parlo, lava il tuo viso con un detergente, perché sicuramente va molto molto meglio. Se lavi il tuo viso con un detergente, sicuramente la pelle poi è pulitissima e non avrai nessun tipo di problema. Mi sembra di averti detto tutto. È una crema colorata, quindi puoi tranquillamente applicarla con le mani. Io le prime volte che la usavo l'applicavo con le mani, però le ultime volte, andando io molto di fretta la mattina, non avevo poi tempo di risciacquarmi le mani, perché comunque è un prodotto che alla fine va a sporcare le mani, quindi preferisco di non usarla più con le mani, perché poi mi sporco e devo lavarle, ma preferisco metterne un pochino su una spugnetta per fondotinta e poi metterla. E devo dire che facendo così l'effetto è molto molto più naturale, perché comunque con le mani vai comunque a stendere il prodotto in una maniera molto più compatta, invece con la spugnetta vai a stenderlo un po' più leggero, quindi dà un effetto ancora più naturale e questa cosa mi piace moltissimo. E basta, non ho più niente
niente da dirti. Se hai altre domande al riguardo, fammi sapere con un commento. E basta, ragazzi, io vi lascio. Spero di avervi dato tutte le informazioni che vi interessano appunto su questo prodottino qua. Fatemi sapere se volete anche un video sull'applicazione o se volete delle consigli in più, delle cose, fatemi sapere con un commento. E niente, un bacio. Ciao!